Cooperativa Antonio Negro, lei ha ricordato oggi un'esperienza unica. A quel tempo le persone, invece che aspettare se qualcuno poteva fare qualcosa per loro, invece svilupparono un'attività in proprio. Sì, questo è un dato molto importante, a mia conoscenza abbastanza unico tra i lavoratori portuali, questa voglia di fare da sé, di risolvere i problemi che allora erano drammatici del tenore di vita e l'esigenza di comprare prodotti buoni a condizioni più convenienti, e questa idea di fare da sé, di costruire un'organizzazione che gli consentisse di realizzare questo servizio per i propri soci. E questo si legava la Negro in quel momento anche ad altre iniziative che riguardavano soprattutto il lavoro, cooperative di produzione e lavoro che si mettevano insieme per appunto ottenere un lavoro. Qui invece abbiamo una cooperativa, la compagnia unica, che si mette insieme e organizza un filone di attività per creare un servizio ai soci. È veramente una cosa, è un dato positivo e un dato abbastanza isolato. Una cooperativa che portò per Coop Liguria ovviamente patrimonio, ma anche relazioni sociali, attività culturali. Sì, certamente portò il patrimonio, perché la Negro era una cooperativa che andava bene, ma portò un patrimonio ideale molto importante, valori di libertà e di uguaglianza che la Negro nella sua storia, con le sue attività, aveva promosso non solo tra i propri soci ma nell'intera città, e poi anche un patrimonio e un'idea di attività sociali già allora strutturate molto per tipi di attività che andavano incontro, come dire, alle preferenze dei soci, che poi furono molto utili per la Coop Liguria nel suo insieme per sviluppare e organizzare le attività proprie.